Do adesso la parola per l'apertura di questo nostro foro al Presidente della Casa della Carità e ovviamente membro del direttivo del Centro Studi SUC, Don Virginio Colmegna. Don Virginio Colmegna non ha bisogno di molte presentazioni a Milano e in Italia per la sua storia di leader milanese, leader che ha lottato contro tutte le forme di esclusione, di emarginazione e che oggi guida una battaglia in questi giorni particolarmente difficile, guidando l'esperienza di Casa della Carità, guidando l'esperienza di SUC e essendo un punto di riferimento culturale e politico anche per molte persone cattoliche e non cattoliche. Don Colmegna, la parola. Ecco, inizio proprio leggendo una lettera che ci è giunta sabato. Reverendo Padre Colmegna, la ringrazio per aver informato il Presidente della Repubblica nell'imminente svolgimento del primo forum scientifico internazionale Sofferenza Urbana, Diritti e Buon Governo, organizzato grazie alla collaborazione che si è andata consolidando tra la Fondazione Casa della Carità, il Centro Studi SUC e la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo. Il ricco e articolato programma degli incontri comporta un'approfondita riflessione sul tema quanto mai attuale del disagio e dell'emarginazione sociale nelle odierne metropoli e megalopoli, promuovendo sia il confronto tra le diverse esperienze maturate in alcune delle più grandi città del mondo, sia una proficua analisi multidisciplinare che vede protagonisti del dibattito, rappresentanti delle amministrazioni locali, psichiatri, ricercatori e operatori sociali. Un approccio questo necessario per comprendere pienamente le origini delle molteplici forme del disagio e la preoccupante diffusione di antichi ed irrazionali pregiudizi. Per affrontare con efficacia le complesse e diffuse manifestazioni di disgregazione e diffidenza sociale che umiliano la dignità delle persone prive di adeguate forme di tutela, occorre una chiara assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni e della società civile nel suo insieme ed una forte sinergia tra tutti i soggetti coinvolti nella prospettiva di un impegno di lungo periodo che possa migliorare la rete di servizi essenziali, renderne più fluido l'accesso e stimolare ai diversi livelli una più consapevole partecipazione alla vita democratica del Paese. Il Capo dello Stato, nell'esprimere vivo apprezzamento per lo spirito che anima l'iniziativa e che motiva l'attività delle associazioni promotrici e nella convinzione che dai lavori del forum emergeranno proposte utili per lo sviluppo di una maggiore e più autentica coesione sociale, ha disposto l'invio di una medaglia celebrativa quale segno della propria adesione e rivolge a lei, alle autorità convenute, agli illustri relatori e a tutti i presenti un cordiale saluto al quale unisco il mio personale. Ecco, credo che questo sia un messaggio non soltanto formale, è un messaggio di sostanza, quindi che dà forza anche al nostro lavoro. E quindi io mi permetto di salutare con grande piacere tutti i presenti, i relatori del forum, onorato innanzitutto anche di questo saluto, anche dalla più alta carica dello Stato, il Presidente Napolitano. Devo dirlo che non mi emoziona forse tanto e semplicemente il gesto di offrire una medaglia per questa iniziativa quanto la pregnanza delle parole del Presidente che entrano con precisione nel contenuto di queste giornate e nella comprensione profonda del loro significato. Posso dirlo perché i sentimenti contano, quelli puliti, quelli
Belli mi emoziona perché rappresenta anche in modo simbolico la forza di un'istituzione politica che usa generosamente il linguaggio della cultura alta, che raccoglie le sfide della base sociale per trasformarle in un dialogo fecondo, intelligente, generativo di scelte buone e capaci di portare promessa di futuro. In tutti noi c'è un percorso culturale preciso, arriviamo a questo convegno per un percorso culturale che ci fa convergere qui con l'obiettivo di esplorare il tema dei diritti e del buon governo a partire dalla sofferenza urbana della città di Milano, delle città del mondo. La tappa principale di questo percorso, non mi stancherò mai di dirlo, è la vicinanza continua con la sofferenza, la domanda di felicità delle persone, con le molte storie di vita che anche incontriamo quotidianamente, anche nel nostro cammino di ospitalità, con le molte storie di vita che parlano di riscatto, di viaggi a volte crudeli e rischiosi, di drammi acuti, polimorfi, di ricerca continua della felicità. È proprio e sempre l'incontro con la popolazione che sta ai margini delle città a muoverci fino ad appuntamenti come questo forum, attraverso le tante riflessioni del Centro Studio SUC, la sua rivista online, che non a caso questo SUC nasce nei luoghi reali dell'accoglienza, dove c'è anche chi ricerca di stare meglio, porta lì anche il suo star male, di chi vuole rinascere, riscattarsi, di chi vuole continuare un percorso anche di lotta interiore, di riconoscimento sociale, di realizzazione personale. Non posso dunque accingermi a partecipare a questo dialogo sul buon governo con tutti voi, se prima mi permettete di chiarire ancora un concetto che mi sta e ci sta particolarmente a cuore. Il margine, il confine, i non luoghi, è una parte del tutto, una fetta di città che non può essere tagliata via per risolvere problemi. Solo in un'ottica piccola e gretta potremmo pensare che la risoluzione o l'affrontare le questioni sociali più brucianti risieda soltanto nell'enucleare i problemi, indicarli, ovvero indicare categorie di gente, toglierle dalla nostra vista, mandarle via, tagliarle fuori, metterle dentro, rinchiuderle, annullarle, renderle invisibili, non considerarle, eliminarle a volte, rinchiuderle, oscurarle. Credo che l'intervento di Laura Boldrini di oggi richiamerà una situazione molto intensa che ci ha anche interrogato in questi ultimi giorni. Continuando a tagliar via porzioni di città, ci accorgiamo che non rimane quasi più nulla, che la città resta spoglia, privata dei suoi significati più profondi, della possibilità di vincere autenticamente la scommessa, la scelta dell'inclusione sociale, della convivenza pacifica, della democrazia partecipata. Così come ogni singolo individuo compie davvero un viaggio di conoscenza della sua interiorità e dunque del suo nucleo più prezioso, se decide di confrontarsi anche con il limite, anche il soggetto città scopre se stesso attraverso la conoscenza non superficiale, banale, delle sue fatiche, dei suoi problemi, della sua gente che soffre di più e che forse parla di meno. Ecco, credo che il patrimonio di culture e di relazioni che nasce dalla popolazione che diciamo noi sta ai margini sia impagabile, insostituibile. È il motivo per cui oggi decidiamo di metterci ad ascoltare le voci e le sfide poste anche dalla marginalità, non per moda, non per una cultura assistenzialistica, ma per necessità quasi, perché ci interessa sul serio capire come si fa a promuovere il buon governo e a far sì che i diritti di tutti siano degni del massimo rispetto. Se i cosiddetti marginali hanno voce, la città tutta mette in moto dinamiche di cambiamento, di dialogo vivace, di trasformazione coraggiosa. Se gli uomini, le donne, i bimbi del margine vengono fatti tacere, di solito prevale il sospetto,
la rigidità del pensiero, la logica del tutti contro tutti. La storia insegna anche la più recente. Tutte le volte che abbiamo cercato di zittire i più vulnerabili, abbiamo anche inventato le istituzioni totali, fatte di mura e fatte di preconcetti pericolosi, frutti velenosi della nostra paura del cambiamento. È per questo che convivo con particolare piacere e anche con una sensibilità profonda l'alleanza con la Conferenza Permanente per la Salute Mentale nel Mondo, copromotore del forum, posso dirlo invenzione anche dell'amico Franco Rotelli, intitolata anche al nome di Franco Basaglia, testimonianza di un inarrestabile movimento di pensiero che ha abbattuto muri per favorire incontri, eliminare discriminazione, restituire diritti, dare voce, promuovere e consolidare la cultura dell'inclusione sociale.